Il Consiglio Comunale di Benevento si è riunito per parlare di Benevento, capoluogo della nuova provincia, dopo un ampio dibattito in cui sono intervenuti i consiglieri Nazareno Orlando, Angelo Miceli, Carmine Ardone, Raffaele Tibaldi e Francesco De Pierro, il sindaco Fausto Pepe, il presidente della provincia Nello Cimitile, i parlamentari Mario Pepe, Costantino Boffa, Mino Izzo e Pasquale Vispoli e il consigliere regionale Umberto Del Basso De Caro. È stato approvato all'unanimità il seguente ordine del giorno. Il Consiglio Comunale, ascoltate le rappresentanze parlamentari regionali e nazionali al termine di un'approfondita e partecipata discussione, preso atto che la legge di conversione numero 135 del decreto legge del 6 luglio 2012 prevede non più la soppressione delle province, bensì il riordino delle stesse e che secondo il comma 1 dell'articolo 17 il riordino riguarda tutte le province delle regioni a statuto ordinario, indipendentemente dal superamento del limite demografico o territoriale, considerato che il riordino può rappresentare una vera e propria occasione per il rilancio delle aree interne, che il criterio individuato per la scelta del capoluogo non va interpretato come una scelta gerarchica tra città, ma come elemento di concretizzazione di un maggiore equilibrio, ricerca di punti di compensazione e ruoli, segno di democrazia sostanziale, che la provincia più grande diventa ancora più grande ed esprime in questo modo la maggioranza territoriale e assume altresì la funzione di guida istituzionale, che di contro la provincia più piccola cede autonomia e sovranità ed entra nella nuova provincia come minoranza territoriale, che l'individuazione del capoluogo diventa in questo modo una scelta di integrazione e non un motivo di divisione e contrapposizione, e che con questo ragionamento si potrà decisamente mirare ad una strategia condivisa capace di raggiungere obiettivi comuni, di riavviare uno sviluppo necessario a far uscire dalla crisi le zone interne. Rilevato che guerre di campanile, demagogiche e populiste sono da considerarsi sterili e inutili, se si diventa competitivi si dovranno evidentemente ristabilire anche equilibri di carattere regionale che evitino eccessiva attenzione solo nei confronti di Napoli e del suo hinterland. Sono allo studio nuove misure per garantire una revisione dell'amministrazione pubblica allo scopo di migliorare l'efficienza amministrativa. La costituenda nuova provincia Benevento-Avellino sarà qualificata come ente intermedio di area vasta. Il percorso prefigurato nel decreto legge immediatamente dopo la conversione in legge sarà ultimato entro la fine dell'anno. Per questo si impegna la deputazione nazionale, in particolare quella senatoriale, a presidiare i vari passaggi dell'iter di conversione in legge del decreto in questione, scongiurando imboscate e a difendere con forza il provvedimento che attribuisce lo status di capoluogo della nuova provincia alla città di Benevento. E si impegna altresì la deputazione regionale e nazionale a tutelare i servizi per il territorio e ad avviare un confronto su alcuni dei temi chiave che dovranno essere affrontati a seguito del riordino delle province, in particolare sulle funzioni degli enti e sul sistema elettorale, oltre che nei rapporti con la regione. Dei vari provvedimenti che riguardano il riassetto, primo dei quali ha scatenato naturalmente, come abbiamo appreso, le ire della vicina provincia di Avellino ed è passata quasi nella indifferenza qui nella provincia di Benevento, come se fosse un atto dovuto, ma come sempre accade naturalmente. Le cose quando non si conquistano sono sempre atti dovuti, poi quando magari si dovessero perdere o modificare si accusa la classe politica di non aver fatto nulla o di non aver vigilato abbastanza. È una costante della nostra cultura alla quale siamo tutti evidentemente bene abituati. C'è stato poi un ulteriore passaggio in Consiglio Provinciale sulla richiesta che pure veniva fatta per la indizione del referendum del Molisannio. Io ho pensato che fosse un atto debole. E debole non solo perché indeboliva la nostra posizione rispetto alla discussione che si è aperta al Senato, ma lo fosse ancor di più perché la procedura di riaggregazione ad un altro territorio regionale è procedura assai più complessa e lunga. Peraltro questo non avrebbe salvato il capoluogo, peraltro non sappiamo neanche bene se Campobasso e Isernia, oggi accorpate, siano particolarmente felici di questa idea che pure esiste da molti anni sul tavolo della politica qui a Benevento. Io personalmente
vi confesso la mia totale ed antica contrarietà, ma per ragioni completamente diverse. Non ho mai pensato che l'aggregazione della miseria e della miseria possa produrre la ricchezza. È una mia opinione, naturalmente. Pronto, naturalmente, a partecipare ad un referendum come cittadino e a dire quello che penso, così come l'ho detto questa mattina in quest'Aula. Il provvedimento sul riordino delle province, ancorché enfatizzato dalla stampa, è presentato come un provvedimento con il quale si dovrebbe contenere o ridurre drasticamente la spesa pubblica. La spesa delle province in Italia rappresenta l'1,4% dell'intera spesa pubblica nazionale. La verità è che si vuole ridurre la spesa dello Stato attraverso prefetture, questure, INPS, INAIL, INPDAP, agenzie delle entrate, agenzie del territorio, comandi provinciali, vigili del fuoco, forestale dello Stato, carabinieri, guardia di finanza, questure, prefetture e quanto altro è legato alla presenza dello Stato sui territori e sui territori che hanno dimensioni e caratteristiche giuridiche anche provinciali. Ed è del tutto evidente che mi sembrerebbe prudente aprire già da ora, avremmo dovuto farlo da tempo, un ragionamento con gli avellinesi per poter discutere di questo, cioè dei servizi e quindi della presenza dello Stato. Tenuto conto che fare i decreti sulla carta è una cosa, leggere le carte geografiche è altra cosa, capire dove si trova Monteverde o Calitri e scoprire che si trova praticamente in Basilicata, a Melfi, o capire che Durazzano praticamente è alle porte della città di Caserta, o capire che San Bartolomeo è Lucera, è altra cosa. E allora i servizi sono qualcosa di essenziale. Se non vogliamo definitivamente allontanare i cittadini dalla pubblica amministrazione, dallo Stato, negando ad essi diritti, perché di questo si tratta, è la negazione di diritti. Perché se un cittadino per recarsi all'INPS deve perdere una giornata intera, magari muovendosi da Calitri o da San Bartolomeo in Galdo, insomma, diventa complicato far sentire la presenza dello Stato. Poi ci sono tutte le questioni giuridiche che sappiamo, le questioni che riguardano le funzioni delle province. È difficile immaginare un decreto che riassetti le province ma non ne ridefinisca le funzioni. Ma questo è un argomento di diritto che certamente verrà utilizzato davanti agli organi giurisdizionali, ma qua siamo in una sede politica anche e dobbiamo capire dove possiamo andare a finire, quali le possibili vie di sbocco, di uscita. Io penso che la delegazione parlamentare del Sannio, che con tanta dignità si è fin qui battuta per Benevento e anche per il rinnovo di quei provvedimenti governativi, è inutile dire, debba continuare a farlo, perché ripeto, se c'è un rinvio è possibile, lo si legge anche sulla stampa in qualche modo, ma se non ci dovesse essere un rinvio e il decreto dovesse essere convertito perché vi è una posizione del governo forte sul tema che vuole la conversione, e beh è certo che in testa alla delegazione parlamentare sannita, e devo dire in particolare ai senatori, perché purtroppo è calendarizzata per l'Aula del Senato, la responsabilità. È un onere non lieve, noi non possiamo dare responsabilità a Minovizio e a Pasquale Viespoli, perché già hanno fatto moltissimo, è certo, che devono continuare a fare altrettanto, se non di più, perché mi pare che ora siamo nel collo della bottiglia. Ora è il momento di vigilare a 360 gradi, è evidente che noi abbiamo interesse a mantenere il decreto, questo è fuori discussione, però è del tutto evidente che ci stanno persone e gruppi e forze e città e territori che hanno un interesse inverso. Per fortuna non siamo da soli, perché la vicenda di Benevento è una vicenda speculare a Latina, a Pescara, a Livorno e ad altre e a Rimini, per cui è chiaro che siamo in buona compagnia. Nessuno può pensare che il decreto possa prevedere una eccezione derogatoria per Benevento ed Avellino. Questo l'ha scritto molto bene anche il Corriere della Sera di qualche giorno fa, proprio con riferimento a De Mita. Ed è del tutto evidente che
l'argomento, così come è stato trattato da De Mita, zio e nipote, è un argomento che fa prudere le mani, perché è trattato con un'arroganza e con una supponenza, francamente, che mai potrebbe trovare ingresso in un'aula parlamentare o in un dibattito politico, ma soprattutto non potrebbe trovare ingresso oggi, che i tempi sono cambiati e che De Mita non è più De Mita, è l'epigono del De Mita che fu, il nipote non lo prendo neppure in considerazione politica. Questa è la sostanza delle cose, perché noi non possiamo esportare la guerra civile per i prossimi 30 anni, dobbiamo ragionare per realizzare una nuova provincia che sia nuova e che non sia una provincia che viene fuori da una composizione a freddo, coatta o fusione a freddo, come si dice, in altri termini. Deve essere frutto di un lavoro anche di mediazione che riguarda proprio i servizi e la presenza dello Stato.